la sua potestà. E con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Totalmente di lui, così il futuro non ci fa paura, perché la vita è meravigliosa. Ogni giorno leggiamo un passo della Bibbia, preghiamo tutti insieme, uniti dall'amore di Dio. Come diceva San Pietro la preghiera, è la preghiera che noi e come diceva Beata Madre Speranza di Gesù, è con la preghiera che si impara ad amare. La preghiera diventa davvero il giorno per giorno un incontro curioso con Dio, che ti unisce sempre più nell'amore.